Buona domenica e bentrovati al primo appuntamento con l'informazione sulla nuova TV Canale 82. Prima di iniziare con la nostra rassegna stampa, lo vedete alle mie spalle, ci sono già pronte le pagine dei quotidiani regionali e nazionali. Diamo uno sguardo ai nostri territori, affacciamoci con le nostre webcam per vedere qual è il tempo previsto per questa giornata. Qui siamo a Brienza, lo vedete, c'è un sole splendente, c'è un cielo azzurro dopo il temporale, il freddo dei giorni scorsi, finalmente torna il caldo. Qui invece siamo a Marsico Vetere, vediamo questa veduta del paese, la valle, ma anche in qualche maniera c'è il campanile, probabilmente sarà la cattedrale del paese, quindi sarà una giornata calda con temperature decisamente più elevate rispetto al freddo dei giorni scorsi. Ma torniamo subito alle nostre informazioni di oggi. Oggi, lo sapete, è l'Election Day. Ma prima di recarvi alle urne per, appunto, per votare o di partire per una gita fuori porta, restate con noi per tutti i fatti, per aggiornarvi su tutti i fatti e le notizie di questa giornata. Avremo modo, come sapete, come tutti i giorni, di leggere insieme le pagine dei quotidiani. Qui troveremo il presidio di sindacati, sindaci e cittadini di ieri sulla strada statale 7 che collega Matera a Ferrandina, ma anche la politica con il crop di Rio Nero e le richieste di dimissioni per i responsabili appunto dello stallo per quanto riguarda l'attività chirurgica al crop di Rio Nero avvenuta appunto nei giorni scorsi. Ma c'è anche tanto sport con il calcio, il Potenza e il Picerno, e soprattutto tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni di oggi. I seggi sono aperti da 20 minuti, dalle 7 fino alle 23, si vota per i 5 referendum, per i 5 quesiti referendari sulla giustizia in tutti i seggi della Basilicata, mentre in 22 comuni lucani si elegge anche il sindaco e il nuovo consiglio comunale. I dettagli da Alessandro Panuccio. Circa 75.000 lucani pronti per l'Election Day, con i seggi allestiti nei 22 comuni della Basilicata, 17 nel Potentino e 5 nel Materano, chiamati ad eleggere i sindaci e a rinnovare le amministrazioni comunali. In contemporanea si voterà per i 5 referendum sulla giustizia proposti da Radicali e Lega. Sul fronte amministrativo è Policoro l'unico comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e che potrebbe quindi essere interessato da un eventuale ballottaggio il 26 giugno. Tre i candidati in corsa: Nicola Lopatriello, già sindaco per 2 mandati, sostenuto da 5 liste di ispirazione centrista, è in sfida contro l'avvocato Enrico Bianco, che dalla sua parte ha 4 liste e si colloca in una coalizione di centrodestra. È Gianluca Marrese a rappresentare il centrosinistra, sostenuto dalla sola Futuro Comune, a causa della fragorosa assenza del PD, che era alla guida cittadina con l'uscente Mascia. Sempre in provincia di Matera, al voto altri 4 municipi: Colobraro, Grassano, San Mauro Forte e Stigliano. Nel Potentino sono 17 i comuni al voto: Bella, Palazzo San Gervasio, Abriola, Albano di Lucania, Baraggiano, Calvello, Castelgrande, Castel Saraceno, Episcopia, Latronico, Marsico Nuovo, Maschito, Montemilone, Rapolla, Viete di Potenza, San Costantino Albanese e Ruoti. Comune quest'ultimo che, dopo le turbolenze giudiziarie, non vedrà in corsa Anna Scalise. L'amministrazione uscente sarà rappresentata da Franco Gentilesca e a sfidarlo ci sarà il già sindaco Angelo Salinardi di Insieme per Ruoti, già accusato di stalking ai danni della sindaca uscente. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio dei referendum avranno inizio dopo la chiusura della votazione, mentre per le amministrative si procederà a partire dalle 14 di lunedì pomeriggio. Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno d'età. L'uso delle mascherine per l'accesso al seggio è ora fortemente raccomandato, ma non più obbligatorio. E torniamo alla prima pagina della Nuova del Sud di oggi. Iniziamo così la nostra rassegna stampa. L'apertura è dedicata alla questione Crob, vergogna Crob. Nel centrodestra non tutti sono complici. Ira dell'onorevole Salvatore Caiata, che dice: vanno mandati a casa tutti quanti. Il parlamentare di Fratelli d'Italia attacca la gestione scellerata dell'oncologico lucano in un disegno a vantaggio del San Carlo e chiede a Bardi la rimozione immediata di una classe dirigente e di un direttore generale incompetenti e inadeguati. Lo ricordiamo, nei giorni scorsi c'è stato uno stop all'attività chirurgica all'oncologico di Rio Nero che è durato ben 3 giorni e che ovviamente ha provocato disagi gravissimi soprattutto per i pazienti oncologici. Ma come vedete in pagina ci sono anche i numeri della
della pandemia, torna a scendere il tasso di positività, 145 nuovi contagi tra i residenti e oltre 200 guariti. Andiamo poi nel taglio centrale, coro unanime da sindacati e politica, quattro corsie e subito lo spartitraffico, presidio di ieri sulla statale 7 e mozione consiliare, bisogna intervenire al più presto. Parleremo poi di usura, ora i clan prestano soldi come fossero finanziare. A Lavello c'è stato appunto il report della Fondazione Interesse Uomo, intanto lo abbiamo sentito, oggi è il giorno dell'Election Day, referendum e 22 sindaci da eleggere per 75.000 lucani. Andiamo poi nel taglio basso, Bella sorpreso con 17 pasticche di ossicodone, 35enne nigeriano arrestato dai carabinieri, via libera dalla CEB, Monsignor Vincenzo Cozzi, si avvia appunto l'iter per la canonizzazione e la beatificazione, fu vescovo a Melfi dall'81 al 2002, l'inchiesta fondi distratti da società fallita, l'imprenditore Caridi torna in libertà dopo l'interrogatorio di garanzia e dalla cronaca giudiziaria passiamo allo sport, volley serie A2 Cave del Sole, c'è la conferma di Armenante. Andiamo adesso rapidamente alle pagine interne della Nuova di oggi, in apertura c'è la sanità e la gestione scellerata, Bardi mandi a casa una classe dirigente di incompetenti e inadeguati, vergogna Crob, nel centrodestra non tutti tacciono, Iracaiata si lavora per indebolire l'IRCS Crob appunto di Rio Nero e favorire il San Carlo di Potenza, non è più tempo per fare spallucce, altrimenti si artefica di un danno criminale a svantaggio dei pazienti. Lo ricordiamo, nei giorni scorsi c'è stata la richiesta di dimissioni proprio del DG Di Martino, presentata dal consigliere del Partito Democratico Marcello Pittella direttamente al governatore Bardi, stessa cosa poi ha fatto in maniera un po' più argomentata il consigliere di centrodestra Vincenzo Baldassare, quindi parte integrante della maggioranza, che ha chiesto proprio al presidente Bardi una verifica politica dell'attuale giunta, dell'attuale assetto governativo della maggioranza di centrodestra, e adesso il parlamentare Caiata chiede in maniera netta e secca proprio le dimissioni di chi si è reso responsabile di questo gravissimo atto. Andiamo adesso a pagina 5, l'usura fa ancora più paura, ora i clan prestano soldi come fossero finanziarie. A Lavello la presentazione del report 2021 della Fondazione Interesse Uomo con Don Marcello Cozzi, che ha detto poche denunce, ancora non abbiamo visto le conseguenze della pandemia. Nel corso del Consiglio Comunale straordinario dei giorni scorsi sono stati illustrati numeri e iniziative di sostegno alle vittime lo scorso anno. Solo 83 le richieste di aiuto presentate appunto alla fondazione e prese in esame, questo perché gli effetti dell'usura secondo appunto questo report si vedranno a partire dai prossimi mesi, proprio perché le richieste di denaro sono state avanzate durante il periodo più buio della pandemia e con i suoi effetti economici devastanti, come possiamo vedere proprio da quest'altro approfondimento. In Basilicata 4 famiglie su 10 vivono in condizioni di povertà relativa, rincari e guerra in Ucraina, la UIL lancia l'allarme, servono cure strutturali. E adesso voltiamo pagina e restiamo in qualche maniera in tema relativamente però ai dati della pandemia, in contagi stabili in Basilicata con 145 nuovi casi accertati tra i residenti, 235 i guariti e ricoveri invariati, poco più di 14.000 lucani ancora alle prese con il Covid dopo che si sono concluse le operazioni di riallineamento dei dati relativi alle guarigioni delle settimane precedenti. Il punto con Fabrizio Di Vito. Dopo due giorni sopra il 20% torna a scendere nuovamente il tasso di positività in Basilicata, sono 145, 89 nel Potentino e 56 nel Materano, infatti i nuovi casi di coronavirus accertati tra i residenti a fronte degli ultimi 817 tamponi processati con un'incidenza del 17%. Situazione inalterata negli ospedali con 38 pazienti ricoverati, 20 al San Carlo di Potenza e 18 al Madonna delle Grazie di Matera, con le terapie intensive sempre vuote
quote, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 235 invece le guarigioni inserite nell'ultimo bollettino diffuso dalla task force regionale ed è proprio su questo versante che si registra la novità principale, dal momento che dopo circa 3 settimane si sono concluse le operazioni di riallineamento dei dati in piattaforma, che hanno portato sostanzialmente a dimezzare il numero degli attualmente positivi. Sono ora 14.111 lucani ancora alle prese con il virus. Come ogni fine settimana, infine diffuso anche il report relativo alle vaccinazioni effettuate negli ultimi 7 giorni. Una campagna, quella dedicata alla somministrazione delle quarte dosi ad over 80 ospiti di RSA e fragili over 60, che è sostanzialmente ferma al palo, con appena 561 dosi somministrate tra il 4 e il 10 giugno. E dall'emergenza sanitaria passiamo alla cronaca giudiziaria. Caridi torna subito in libertà, revocati gli arresti domiciliari all'imprenditore accusato di aver distratto fondi da una società fallita. La decisione del giudice per le indagini preliminari al termine dell'interrogatorio di garanzia, resta il divieto di recarsi a Tito. L'uomo inoltre, come disposto dal giudice, non potrà recarsi presso l'azienda intestata alla moglie, a sua volta iscritta nel registro degli indagati. Caridi, lo ricordiamo, era finito ai domiciliari lo scorso 1 giugno con l'accusa appunto di aver distratto il patrimonio aziendale della sua appunto azienda Caridi Trasporti di Vaglio di Basilicata, costituita nel 2008 e dichiarata fallita dal Tribunale di Potenza. Nel taglio basso c'è invece la cronaca: pronto a spacciare ossicodone, 35enne nigeriano in manette a Bella, arrestato dei carabinieri, aveva in casa 17 pasticche di droga. Siamo appunto ai fatti relativi alla cronaca di ieri. Coro unanime dalla strada statale 7 che collega Matera a Ferrandina. Aprire i cantieri per le 4 corsie e subito uno spartitraffico. Ieri mattina sit-in di CGL, CISL, UIL, dei sindacati, ma anche dei sindaci, del presidente della provincia e dei consiglieri regionali originari appunto del Materano, Braia, Cifarelli e Perrino. Marrese dice in prima linea per interventi urgenti. È stato ribadito come su quell'arteria ci siano 13.000 passaggi al giorno, pensate, e negli ultimi anni ci sono stati 109, negli ultimi 3 anni 109 incidenti, 101 feriti e 7 morti, gli ultimi 2, 2 morti addirittura ci sono stati nelle ultime settimane. Per questo è una strada molto pericolosa. Il presidio di ieri è stato proprio un grido d'allarme rivolto alla politica regionale ma anche all'ANAS per chiedere che si intervenga quanto prima per la realizzazione della doppia corsia. In pagina trovate la notizia che vi abbiamo dato proprio ieri in occasione della rassegna stampa di ieri mattina. Sono rientrati dalla visita al figlio morto in un incidente sul lavoro a Roma, auto nel burrone vicino all'Auria, a perdere la vita purtroppo una donna di 80 anni. Dopo essere scesi da un pullman a Galdo di Lauria, l'auto guidata dal marito è finita in un burrone. L'uomo si trova in condizioni molto difficili all'ospedale di Lago Negro. E intanto restiamo appunto alle questioni relative agli incidenti stradali, perché ieri ce ne sono stati altri 2 nel Potentino. Il primo intervento è avvenuto sulla 407 al chilometro 19 dopo le 4 al comune di Albano di Lucania. I caschi rossi hanno trovato un furgone che, per cause da accertare, si è capovolto rimanendo sull'asse stradale. Il secondo incidente stradale invece è avvenuto a Potenza alle 17.30, coinvolta una vettura che, percorrendo via Baragiano, si è capovolta rimanendo anch'essa sulla sede stradale. Qui un uomo di 35 anni non ha riportato ferite gravi. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 per tutti gli accertamenti del caso. E adesso andiamo in provincia di Potenza. Nulla osta dalla conferenza episcopale, Monsignor Vincenzo Cozzi si avvia verso il processo di beatificazione. Fu vescovo di Melfi dal 1981 al 2002, si trasferì poi a Trecchina fino alla morte avvenuta il 3 luglio del 2013.
Adesso parliamo appunto di torniamo indietro perché vi dovevamo appunto aggiornare sul servizio che adesso è pronto, il servizio sulla statale 7 Matera-Ferrandina, risorse e tempi definiti per adeguare proprio questa strada. Sentiamo proprio le voci dei protagonisti di ieri. Un presidio per la SS7, un'opera strategica che vale la vita. Questo è il titolo della manifestazione organizzata da CGIL, CISL e UIL per tenere alta l'attenzione sulla necessità di intervenire per l'ammodernamento della statale 7 Matera-Ferrandina. Allo stato attuale, il progetto di messa in sicurezza, adeguamento e raddoppio delle corsie interessa soltanto 14 dei 28 chilometri complessivi che compongono il tracciato. Tra le richieste dei sindacati, la definizione delle azioni da intraprendere per porre fine ai ritardi ai lavori, l'utilizzo del finanziamento già stanziato per la cantierizzazione del tratto che da Matera Sud porta alla provinciale per Metaponto e l'avvio del progetto di fattibilità tecnico-economica del tratto tra la provinciale per la costa ionica e la basentana. In assenza di risposte concrete da parte di Regione e Governo, i sindacati e i numerosi sindaci presenti hanno già annunciato altre forme di mobilitazione. Segretario Nicoletti, un'opera strategica, come leggiamo alle sue spalle, un pericolo per tanti pendolari, come muoversi subito? È un'opera strategica perché connette la Basilicata all'asse adriatico e inoltre avvicina i due capoluoghi di provincia Matera e Potenza. In più questa è strategica perché ormai è diventato un asse commerciale che porta il flusso di mezzi pesanti direttamente da Bari verso la Ionica passando dalla SS7 e questo chiaramente aumenta il flusso fino ad arrivare a circa 13.000 passaggi al giorno e quindi la rende inadeguata rispetto a questo flusso e c'è la necessità che venga riqualificata, che venga ammodernata, che venga resa di 4 a 4 corsie come previsto dal 2001 con l'obiettivo 1 e quindi diciamo da questo punto di vista noi chiediamo alla Regione Basilicata che mette in campo atti concreti, azioni concrete, perché siamo abbastanza stanchi di poter ogni mattina vedere e acquisire che c'è un bollettino di morte lungo questa strada. Pino Bollettino, una manifestazione questa mattina per accendere i riflettori sulla SS7, strada troppo pericolosa, c'è bisogno di agire subito. Assolutamente sì, non ci tranquillizzano le proposte che vengono fatte dalla Regione perché non sono concrete, non ci sono atti formali che ci diano certezze sulla realizzazione di questa arteria che è stata dichiarata molto trafficata, addirittura superiore di tutte le strade a livello nazionale. Quindi questa strada va assolutamente messa in sicurezza, va fatta una strada a quattro corsie con spartitraffico perché non è più pensabile che chi va a lavorare non possa più ritornare ed è quindi assolutamente necessario intervenire anche con urgenza. Bruno Di Cuia, cosa chiedete alle istituzioni, alla Regione in particolare, per la SS7? Alla Regione, cioè al decisore politico, chiediamo che in qualche maniera dia seguito alle sue enunciazioni, cioè non è più il tempo di dichiarazioni di intenti, alle dichiarazioni di intenti devono seguire i fatti, si deve dare attuazione a quello che si ritiene sia strategico per la provincia di Matera ma soprattutto per l'intera Basilicata. Noi riteniamo che sia l'intera Basilicata interessata a quello che è un rinnovo infrastrutturale che oggi necessita per dare sviluppo a questa regione. E dalla sicurezza sulle strade passiamo a un'altra sicurezza, quella sul lavoro, in particolare sulle strutture in acciaio. Il tema è stato affrontato in un seminario formativo promosso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza, dall'Università degli Studi di Basilicata e dall'Ordine degli Ingegneri. Ce ne parla Isabella D'Andrea. Per una certa tipologia di edifici, in particolare quelli in acciaio, la sicurezza strutturale in caso di incendio dipende da alcune specifiche prestazioni della struttura portante. L'evoluzione dei criteri normativi e degli strumenti di calcolo a disposizione dei progettisti consente oggi il pieno controllo di queste prestazioni e la possibilità di progettare in maniera completa soluzioni strutturali in acciaio sicure in caso di incendio.
Il tema è stato al centro del seminario nell'Aula Magna del campus di Macchia Romana, realizzato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza, dall'Università degli Studi di Basilicata e dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza. Un importante momento di formazione anche alla luce degli scenari attuali. Noi sappiamo che sul mondo del lavoro ci sono ancora situazioni di rischio concreto, che possono portare anche alla perdita di vite umane. E beh, in questo momento è importante che l'ingegnere abbia una formazione adeguata. Molto spesso questa formazione non può venire solo dalla teoria, ma deve venire anche da aspetti pratici, da aspetti che sono funzionali all'attività, ad esempio, dei vigili del fuoco sul territorio, e ad aspetti che in qualche modo possono meglio loro guardare in termini di carattere pratico. Le strutture in acciaio nelle nostre zone non sono molto diffuse, a dire la verità, per cui raramente ci siamo trovati ad affrontare incendi che hanno interessato edifici costruiti in acciaio. Tuttavia è un argomento di estremo interesse, anche perché le costruzioni in acciaio soffrono di ovviamente una riduzione delle caratteristiche di resistenza per effetto dell'incendio. A noi fa molto piacere partecipare a questi seminari unitamente all'Ordine degli Ingegneri e all'Università della Basilicata, perché ci dà la possibilità di far vedere quanto possiamo essere di aiuto anche in una fase preventiva. Noi siamo ovviamente attivi nella lotta contro gli incendi e di conseguenza, nel momento in cui ci sono delle emergenze da affrontare, riusciamo in tempi abbastanza rapidi a intervenire per domare, quantomeno controllare le fiamme. Dopodiché l'operazione successiva è quella di mettere in sicurezza, ovvero eseguire delle approfondite verifiche per appunto appurare se la costruzione può essere in sicurezza o debba essere sgomberata, oppure addirittura debbano essere messe in atto delle azioni per la messa in sicurezza definitiva. E adesso passiamo sulla costa ionica. Parcheggi, ombrelloni e strutture in cemento, irregolarità in 18 lidi. Metaponto, l'esito dei controlli del raggruppamento biodiversità dei carabinieri è stato trasmesso alla regione Basilicata. I militari, dopo un'attenta ispezione che ha riguardato l'intero litorale, hanno rilevato irregolarità che si sarebbero consumate negli ultimi 20 anni in violazione anche del piano dei lidi vigente dal 2005. Siamo sempre nel Materano, sul futuro dell'ospedale di Tinchi. Finora solo silenzi da parte di Bardi e Fanelli, e quanto evidenziano i consiglieri comunali di Pisticci di opposizione, capeggiati dall'ex sindaco, dal già sindaco Vito Anio Di Trani. Andiamo adesso alle pagine dedicate allo sport, in particolare siamo al calcio di Serie C. Potenza, tra meno di 24 ore il presidente Donato Macchia svelerà pubblicamente il suo progetto. Domani mattina alle 10 allo stadio Viviani di Potenza il nuovo presidente parlerà alla stampa in una conferenza, ma anche alla città e alla tifoseria, spiegando quelli che sono i suoi progetti. Sarà possibile assistere, per quanto riguarda proprio i tifosi, ai quali sarà riservato uno spazio nei distinti. E passiamo adesso al Picerno, anche qui Serie C. Sarà un mercato di idee, Greco e Longo a confronto per rinforzare la squadra, escluse operazioni altisonanti. Si punterà su giocatori con caratteristiche funzionali alle idee e concetti del tecnico, più che sui nomi. Volley di Serie A2, Cave del Sole, Lago Negro confermato. Armenante invece, per quanto riguarda il ciclismo, una domenica in bicicletta, si parte da Rivello e si arriva a Lago Sirino, la manifestazione organizzata dal ciclo Team Valnoce. Passiamo adesso alle prime pagine degli altri quotidiani regionali. Siamo appunto al Quotidiano del Sud, edizione Basilicata. Referendum e voto in 22 comuni lucani, elettori chiamati a esprimersi su 5 quesiti sulla giustizia, ma anche per eleggere sindaci e consiglieri in 17 paesi del Potentino e in 5 del Materano. Anche qui c'è il focus sull'usura, che torna a far paura. Don Cozzi aumenta la povertà e il peggio deve ancora venire. In Lucania record di richieste di aiuto a interesse uomo.
Siamo alla Gazzetta di Basilicata, la statale 7 tra Matera e Ferrandina, strada killer subito, le quattro corsie, i sindacati incalzano la Regione e l'ANAS per chiedere di accelerare i tempi, c'è poi un focus sul rione Santa Maria di Potenza tra ricordi e profumi. Andiamo nel taglio centrale, al voto in 22 comuni lucani, i partiti verso nuovi equilibri, Policoro guarda già al possibile ballottaggio, ricordiamo che Policoro è l'unico comune della Basilicata in questa tornata elettorale con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, quindi si voterà con sistema proporzionale a doppio turno e non con il maggioritario, e il doppio turno in caso di ballottaggio si terrà il 26 giugno prossimo. Passiamo adesso ai quotidiani nazionali, dove ancora ci sono purtroppo le notizie e gli aggiornamenti relativi alla guerra in Ucraina. L'Unione Europea tende la mano a Zelensky e dice appunto a Zelensky: vi aiuteremo, con Ursula von der Leyen ieri proprio a Kiev. Intanto Biden dice: avvisai ma non fui ascoltato, la replica di Kiev, botta e risposta sull'invasione, c'è stata anche la replica di Kiev, situazione diversa se avessimo avuto armi in tempi comunque precedenti. Gli effetti della guerra sulla mente, allarme psichiatri in crescita, depressione e isolamento anche in Europa. Intanto l'ambasciata russa in Italia lancia Salvini nella bufera: abbiamo pagato noi il volo per Mosca, poi i soldi ci sono stati restituiti. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere della Sera di quest'oggi, referendum, la sfida del quorum, si teme appunto che non si riesca a raggiungere il quorum, si vota anche per i sindaci di 971 comuni italiani, violato il silenzio elettorale, purtroppo lo abbiamo visto anche nelle precedenti tornate, soprattutto sui social, il carroccio attacca Enrico Letta. Il caso dei biglietti, anche qui si parla dei biglietti per Mosca di Salvini, l'ambasciata dice assistito nell'acquisto, la replica nessun regalo, ha pagato la Lega. Intanto vedete nel taglio centrale una notizia di ieri, c'è stata una maxi rissa in un quartiere periferico di Milano con spranghe tra inquilini abusivi e in 60 si sono affrontati in strada. Andiamo adesso alla Stampa, aiuti per famiglie e imprese, scudo anticrisi da 12 miliardi, sindaci e referendum, giustizia, oggi l'election day con l'incognita dell'affluenza. Per contrastare l'aumento dei tassi il governo prepara un decreto e il taglio del cuneo fiscale. Repubblica, Mosca, volo pagato a Salvini, le interferenze del Cremlino, l'ambasciata russa a Roma rivela di aver offerto i biglietti per il viaggio al leader della Lega, soldi poi restituiti, l'ira del segretario del carroccio che dice lavoro per la pace alla luce del sole, PD Calenda e Italia Viva dice Salvini deve chiarire, ma anche qui si parla di elezioni amministrative, quasi 1000 comuni al voto, Palermo, la campagna dei boss scarcerà. Nel taglio centrale un Pride per i diritti di tutti, Elodie madrina del Roma Pride, alla cui sfilata hanno partecipato 900.000 persone secondo gli organizzatori. Andiamo adesso a Libero, se il referendum dovesse fare flop vincono questi qui, questo è il titolo appunto di Libero di oggi, oggi il voto sui 5 quesiti per cambiare la giustizia, stare a casa significa schierarsi con chi vuole che le cose restino come sono. Salvini porta in tribunale chi gli dà del russo, basta insinuazioni sul viaggio a Mosca. Andiamo rapidamente al giornale, oggi il referendum 5 sì contro l'ingiustizia, urne aperte per votare i quesiti per riformare la magistratura, elezioni comunali anche in 1000 città, caos seggi a Palermo. Il Mattino, sindaci, test per l'arse PD Movimento 5 Stelle, i referendum sono a rischio flop e c'è soprattutto la questione dell'affluenza a tenere banco. Messaggero, super bonus piano salva lavori, in arrivo una norma che consentirà la proroga di un anno per la cessione dei crediti, la possibilità di scontare le fatture sarà estesa alle partite IVA con redditi oltre i 500.000 euro. Tragedia in spiaggia a Torre Annunziata, una bimba si allontana, una bruttissima notizia, la trovano purtroppo annegata, la piccola aveva solo 5 anni.
Il resto del Carlino, risparmi e mutui, ecco come difendersi, questo è il titolo di apertura. Purtroppo, come fotonotizia, sul Monte Cusna sono stati trovati tutti i corpi senza vita dei passeggeri di un elicottero che si era disperso proprio nei giorni scorsi. È morto purtroppo anche un pilota italiano, 33enne, veneziano. Andiamo adesso al Sole 24 Ore, trasporti al collasso, merci bloccate, infrastrutture ferme, autisti introvabili, ferrovie saturate, il sistema è travolto. Chiudiamo con i quotidiani nazionali, con il Domani, i referendum sono già falliti per il cinismo e i pasticci della Lega, lo strano connubio tra Partito Radicale e Matteo Salvini, sono stati proprio i proponenti dei cinque quesiti referendari, ha dato vita proprio al referendum, ma il leader ha lanciato messaggi contraddittori e li ha utilizzati solo per marcare la propria differenza dal governo Draghi, del quale in realtà è parte integrante, essendo appunto con i suoi ministri nella maggioranza di governo. Passiamo adesso ai quotidiani sportivi, vi ricordiamo che la Nuova del Sud a partire dallo scorso 1° giugno è in edicola tutti i giorni in abbinamento con il quotidiano nazionale Tutto Sport al prezzo complessivo di 1,50 euro. Vediamo proprio l'anticipazione della prima pagina di Tutto Sport, Di Maria ultima chiamata, la Juve ha fretta di definire le prime operazioni di mercato, a breve la risposta dell'argentino, cresce l'ottimismo, il fratello di Arnautovic con Marco vicino. E passiamo per chiudere con i nostri quotidiani alla Gazzetta Sportiva, Inter, l'ora della gioia, domani l'incontro decisivo, summit tra club e agente di Dybala, si attende il sì alla proposta nero-azzurra. E rapidamente diamo uno sguardo ai siti dei quotidiani nazionali per vedere se c'è una notizia dell'ultima ora, in realtà si parla ancora di referendum quorum per i cinque quesiti referendari sulla giustizia dell'election day, e quindi le notizie sono comunque quelle che abbiamo trovato sul giornale, test per leader e partiti, Conte e Salvini sono quelli che rischiano di più. Attacchi dalla Russia a Salvini e all'Italia, l'escalation della tensione preoccupa il governo, e poi c'è anche il taglio al cuneo di 200 euro fino a fine anno, il piano Draghi per i salari. E adesso vediamo insieme qual è il tempo previsto per oggi con i nostri esperti. Amici Trevimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, che vedrà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteorologiche ottimali, l'estate sarà davvero protagonista, ancora correnti fresche soffiano all'estremo sud ma tendono ad attenuarsi, quindi ripeto, giornata più che tranquilla, lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, non si vedono nuvole sul nostro paese, cielo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio qualche annuvolamento sulla ridosso delle zone montuose. Come precipitazioni anche lì nulla da segnalare, senza nuvole cosa volete che piova, quindi in realtà davvero situazione tranquilla. Vediamo quindi la previsione per questa domenica con il sole protagonista davvero in tutta Italia. Attenzione però, le temperature tornano a salire, in particolar modo al nord e sul medio alto Tirreno, valori ben oltre i 30 gradi, ma già sfiereremo anche i 33-34 all'ombra. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Torniamo in studio.
studio per ricordarvi che oggi è il giorno dell'Election Day, si vota in tutti i comuni della Basilicata come in tutta Italia per i 5 quesiti referendari sulla giustizia, in 22 comuni lucani, 17 nel Potentino e 5 del Materano, si vota anche per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali, seggi aperti dalle 7, quindi da circa un'ora fino alle 23, per recarsi ai seggi e per votare sarà necessario portare con sé un documento in corso di validità, il certificato elettorale ed è fortemente raccomandato l'uso della mascherina. Da parte mia è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona domenica, arrivederci.